Eccoci, allora qui al mio fianco do il benvenuto, grazie maestro per essere qui presente questa mattina, Felice Lagoni, riflessologo e docente di riflessologia facciale DN Chan, metodo originale. Lei ci accompagna, non dico tutti i martedì, ma almeno 2 martedì al mese sicuramente sì, Ci siamo, maestro, ci siamo ci siamo. assolutamente con rubriche esterne. Questa volta incominciamo a concentrarci sul discorso degli organi interni. Una premessa importante che le chiedo di confutare o credo anche confermare più che altro, però questo lo lascio dire a lei, tutti i disagi che noi in qualche modo avvertiamo sono basati su una cattiva circolazione dell'energia e della forza interna, visto che parliamo proprio di organi interni, maestro. Se si cerca in qualche modo di prendersi cura soltanto dell'organo malato, in qualche modo non si troverà mai una soluzione definitiva, sarà un palliativo, sarà un qualcosa di momentaneo. Vedo che annuisce, è effettivamente così, ce lo può spiegare meglio, maestro? Allora, sicuramente confermo quanto ha detto Francesca, e se noi andiamo a trattare solo una parte del nostro corpo senza pensare alla globalità, l'olistico e completo, noi non riusciremo mai a risolvere un problema. Spesso si dice che l'intervento è andato bene, l'operazione è andata bene, ma spesso il malato si trova comunque alcuni problemi o articolari o muscolari, a seconda di che tipo di intervento c'è stato, mentre invece noi guardiamo nella globalità il nostro corpo. Se l'intervento c'è stato, dovremo lavorare affinché le cose positive dell'intervento siano arrivate a tutta la nostra situazione olistica, e quindi riusciamo sicuramente ad essere efficaci per tutti in modo completo. Ricordo che quando si parla di approccio olistico si parla di un approccio alla persona da trattare, da curare a 360 gradi, quindi prendendolo nella completa totalità e non solo guardando l'organo o il singolo sintomo. Ecco, lo volevo ribadire perché è Sì, importante che sia chiaro questo questo è concetto. fondamentale. In Oriente, quando trattano una persona, la guardano sempre nella sua globalità, per cui diventa importantissimo affrontare tutte le sfaccettature dell'uomo, quindi l'aspetto psicologico, l'aspetto emozionale, ma anche l'aspetto fisico. Questi integrano e fanno sì che la persona sia unica nella sua unicità e che l'intervento che noi portiamo affinché l'equilibrio energetico sia veramente raggiunto è fondamentale. Unica chiaramente, e a volte al suo interno immagino anche diversa in base agli stati d'animo, alle situazioni che sta vivendo. È così, Quello maestro? che viviamo o che abbiamo vissuto, che stiamo vivendo in questo momento, modifica completamente i nostri equilibri. Lo yin e lo yang, che in Oriente è un concetto fondamentale, noi lo stiamo apprezzando in questo momento. Questo concetto dice, a seconda di quello che ho vissuto in precedenza, delle mie emozioni, delle mie problematiche, sicuramente questo influirà sulle mie caratteristiche più yin o più yang, e quindi io che faccio un terapeuta, io che tratto una persona, devo valutare in quel momento quanto è l'equilibrio di questi due opposti. Ricordo che in Oriente non riconoscono la problematica come la chiamiamo noi in Oriente, e la medicina tradizionale cinese riconosce solo un disequilibrio energetico, per cui io vado a riequilibrare energicamente quell'organo o quella funzione o quella parte del corpo, e sarà questa che riporterà il soggetto nella sua piena funzionalità. Grazie maestro. Nel dettaglio, quindi, come funziona il riflesso? Allora, riflesso, abbiamo tantissime possibilità, c'è la riflessologia plantare, auricolare, riflessologia del corpo. Noi Certo. facciamo, trattiamo il viso. Io tratto un punto, va bene? Un punto che riflette una zona del mio corpo, mando un segnale. Trattiamo per esempio questa zona qui a destra, in linea con la pupilla, base del naso, abbiamo il fegato, noi lo chiamiamo il triangolo del fegato perché ci sono le funzioni epatiche. Se io vado a trattare, a premere questo punto, mando un segnale al mio sistema nervoso centrale, il quale lo elabora e mando l'informazione al mio organo, organo fegato. In realtà è anche vero l'opposto, il mio fegato è stato scoperto da Bui Kuo Chau durante la guerra del Vietnam, perché è nato in quel periodo il Dien Chan, anzi la prima data utile è il 26 marzo del 1980, il primo punto trovato. Ha visto che l'organo manda sul mio viso, che è il nostro quadro elettrico del corpo, un'informazione. Se io questa informazione la elaboro, ottengo sicuramente una risposta di questo organo che riequilibra energicamente tutte le sue funzioni. Credo che sia una scoperta importante che, ripeto,
e a cui tengo moltissimo, non è stato fatto uno studio sulle cavie, sui topolini da laboratorio, è stato fatto uno studio, una ricerca che è durata anni, ma sul popolo vietnamita, per cui non c'è nessun'altra possibilità di avere una risposta così reale, così immediata come il viso dei nostri. Tra l'altro, grazie per averlo detto, lo stavo leggendo proprio l'altro giorno in previsione della puntata di oggi, maestro, il popolo vietnamita, che sappiamo essere, ahimè, per antonomasia un popolo forse quello che per eccellenza ha sofferto ancora di più gli effetti terribili, tragici della guerra. Quindi questo è stato uno dei motivi per cui ci siamo avvicinati a nuove scoperte anche in questa direzione, giusto? Esatto, sicuramente sì, perché, ripeto, ormai quando devi fare alcune ricerche abbiamo i topolini da laboratorio, lavoriamo su quelli, togliamo il sangue, guardiamo quali sono le percentuali delle sostanze che dobbiamo analizzare. Questo invece è stato fatto direttamente su il popolo vietnamita, che nelle sue estreme sofferenze di quel periodo si è trovato in condizioni veramente disastrate. Poi c'è stato allora anche un embargo dei farmaci, per cui hanno dovuto lavorare solo anche con l'agopuntura, e lì è proprio dove è nato il Dien Chan, perché il professor Bui Quo Chau, da buon agopuntore vietnamita, ha scoperto tutti questi punti, ha fatto un lavoro certosino, incredibilmente lungo, ma si è visto e si vedono adesso i risultati, perché sono risultati che per alcune problematiche, per alcune situazioni ci danno una risposta quasi immediata. Grazie maestro, quindi lo stimoliamo il viso, che quindi ci rimanda vicendevolmente agli organi. Questo è un aspetto importante anche, sì, di questo interscambio, dove non arriva il flusso solo da una parte all'altra, ma anche la risposta dall'organo al contrario. Appunto, ecco, esatto, e questo è, grazie per averlo spiegato, lo stimoliamo quindi sia con una pressione tattile sia con degli strumenti, immagino, giusto? Esatto, io qui ho alcuni strumenti, ma ne abbiamo parecchi a secondo delle zone che dobbiamo trattare. Sono strumenti semplicissimi, chi è in possesso di strumenti, perché magari ha già fatto un corso per imparare a cercare il punto, a trattare il punto con tecniche più o meno yin e yang, può benissimo utilizzarli. Chi invece è completamente digiuno e di questa pratica può benissimo, in base a, io prendo sempre questa mia carissima valletta, la chiamo così, la chiamo Lady Chan per l'occasione, qui ho disegnato, è stato disegnato gli organi di tutto il nostro corpo, gli organi sia sulla fronte ma ribaltati anche sotto il naso, intorno alla bocca, per cui io, guardando queste immagini, ho un problema, per esempio, non so, ai reni, che sono queste due zone blu, in questa sulla fronte, che sono quelle due zone blu qui ai lati della bocca, io posso benissimo, andandolo solamente a stimolare in questo modo, se non ho uno strumento adatto, mi ci vorrà sicuramente qualche minutino in più, vado a stimolare, a mandare un aumento della termia. Questo aumento della termia mi manda un segnale al mio rene, in questo caso di destra, il quale verrà a riequilibrare la sua energia. Idem per quello di sinistra, ma lo posso fare benissimo anche, guardate, adesso ho qualche cappello che dà fastidio, però in questa zona, va bene? Qui in questa zona io ho perfettamente il mio rene di sinistra, a questo punto io posso andare a stimolarlo e mandare un segnale direttamente all'organo che ho e che sto trattando. Ricordo che i trattamenti sono vari, ma sono trattamenti che sono sempre creati sulla persona che deve ricevere. Se ho un soggetto che ha una capacità di sopportazione del fastidio, posso avere un trattamento un pochino più intenso, un pochino più yam, ma che dura qualche secondo in meno, una ventina, trentina di secondi. Se ho un soggetto invece in più dolce, più tranquillo, più rilassato, che non ha una buona sopportazione del dolore, posso fare lo stesso identico trattamento con una pressione meno energica per un tempo estremamente, quasi il doppio, una sessantina di secondi, e l'effetto comunque è perfettamente uguale. Ecco, parliamo proprio di effetti, maestro. Quali sono quelli sugli organi trattati? Ovvero, detto in altre parole, i benefici con il Dien Chan che andiamo a dare, le diede una carrellata rapidissima per tempi televisivi ovviamente, ai vari organi, almeno a quelli principali interni? Allora, i benefici, anche qua ritorniamo sempre al concetto che il mio corpo non riconosce le problematiche come noi le trattiamo in Occidente, riconosce solo il disequilibrio energetico, per cui che ci siano ai reni un calcoli renali, che ci siano una funzione non perfettamente sufficiente, noi andiamo a trattare questo disequilibrio energetico e otteniamo un risultato che consentirà all'organo, se è ipo,
lavora in condizioni di ipotensione, aumentiamo sicuramente l'energia. Se ci troviamo con un rene che è molto reattivo, che è iperstimolato, andiamo a sedare solo e semplicemente con il nostro trattamento. Ci sono, volevo anche chiederle, più zone o più punti sul viso che sono utili rispetto ad altri per trattare i nostri organi interni in qualche modo? Allora, ci Lady sono... Chan è già, mi sono affezionata a Lady Chan. Lady Chan è qua, tutto potrebbe quello che ho sopra la fronte... Potrebbe essere anche di un cartone animato. Bravissimo, ci si sta. Adesso arrivano le due sorelle. Ecco, perché perfetto. Lady Tui e Lady Tam sono quelle che hanno tutte le altre mappe che Buco ci ha scoperto. Perché la nostra generazione aveva occhi di gatto, le sorelle, ma adesso abbiamo Lady Chan, vero? Abbiamo vero, dato verissimo. Un like. Ai creativi che ci seguono. Informazioni che erano comunque dall'Oriente abbastanza importanti. È vero, certo, l'imprinting era quello. Mamma mia, che revival, quanto siamo andati indietro, ci siamo fatti del male da una parte. Maestro, prego. Allora, guarda, organi sulla fronte, benissimo, se ribalto il tutto me lo trovo perfettamente anche sotto, intorno alla bocca, ma in realtà il nostro corpo lavora anche per similitudini di forma. Cosa vuol dire? Se io posso lavorare su tutto il corpo per andare a rivedere quella parte, quella funzione, quell'organo che a me interessa. Faccio un esempio semplicissimo, lascio un attimino le diciamo, similitudini di forma le troviamo perfettamente sulle mani. Per esempio, se io tengo questa mano in questo modo, va bene, questo è il mio cervello, ok? Se io posiziono la mia mano in questo modo, vediamo se riesco ecco, questo qua è perfettamente il fegato. Se io posiziono la mia mano in quest'altro modo, questo è perfettamente il pancreas. Posso lavorare benissimo anche su queste similitudini di forma perché è l'intenzione che crea l'effetto importante. Io posso mettere le mani in questo modo, so che questo è il mio pancreas, ci vado a lavorare, la mia intenzione manda il mio effetto, il mio trattamento perfettamente sull'organo pancreas. Beh, questo credo che sia a livello una cosa così incredibile. Visivo proprio. Devo dire che non poteva essere spiegato meglio il concetto di riflesso in qualche modo, maestro. Ci ha aiutato tantissimo a capirlo questo. Io mi emoziono tutte le volte perché ottieni dei risultati tante volte che sono incredibilmente rapidi e ti fanno capire che i 3500, anche 4000 anni della medicina tradizionale cinese ci portano veramente a riflettere un attimino sulle condizioni di trattamento delle nostre malattie, delle nostre problematiche, dei nostri disequilibri in modo un pochino più... con fiducia rivolta al nostro corpo, perché il nostro corpo spesso ha tutte le potenzialità per poter autoguarirsi. L'autoguarigione è quindi anche un invito all'ascolto e poi a scopo anche preventivo. Io tutte le volte che posso lo faccio, siamo proprio in chiusura, regia lo so, ci fanno cenno, però la prevenzione è importantissima per salvaguardare la nostra salute e il nostro benessere, vero maestro? Verissimo. Si può fare qualche minuto? Benissimo, guarda, noi facciamo il linfodrenaggio, che sono 6 movimenti sul nostro viso che facciamo tranquillamente, andiamo a stimolare tutti i gangli linfatici o del collo o delle ascelle, gangli linfatici intorno al nostro rachide, a livello inguinale, negli arti inferiori, e andiamo a portare il tutto verso la nostra vescica. In questo modo diamo un'energia incredibile di prevenzione al nostro corpo e vi garantisco, tutti i corsi che io faccio, invito sempre i corsisti a fare questo linfodrenaggio almeno una volta al giorno, perché diventa effettivamente una prevenzione incredibilmente importante affinché la nostra casa non si ammali eccessivamente. Grazie maestro, quindi abbiamo capito che da qui in avanti le sue rubriche, anche come dire in remoto realizzate, verteranno appunto su tutta questa parte importantissima degli organi interni. Esatto, perfetto. E noi l'aspettiamo, allora le diamo appuntamento già da adesso, è una promessa che facciamo a chi ci sta guardando. Grazie per averci seguito anche quest'oggi, a nome mio e del maestro Felice Lagoni. Grazie, grazie, a martedì.